Oggi prepariamo un piatto tipico della cucina ligure, gli gnocchi di patate con il pesto. La mia ricetta degli gnocchi prevede praticamente solo patate, farina e un pizzico di sale, niente uovo. Facciamo bollire le patate. Schiacciamo le patate. Alla fine dovremo avere circa 900 g di polpa di patate. Si possono schiacciare con la buccia e la buccia poi rimane nello schiacciapatate. Le patate sono ancora calde, le lascio leggermente intiepidire e poi aggiungo a 900 g di polpa di patate schiacciate 300 g di farina e un pizzico di sale. Io uso delle patate bianche, possibilmente un po' vecchiotte, perché hanno meno liquido e più polpa. L'impasto è pronto, adesso lo lascio riposare una ventina di minuti prima di iniziare a formare gli gnocchi. Adesso con i pezzi di impasto iniziamo a tirare dei rotolini. Abbiamo tre possibilità: lasciarli così come faccio io perché mi piacciono, oppure guardate, passarli sulla forchetta, ancora sulla grattugia. Che si possono condire in vari modi. Noi oggi lo facciamo con il pesto alla genovese. La ricetta la trovate sul mio blog, sia realizzato con il mortaio che con il frullatore. Gli gnocchi si buttano in acqua bollente salata e appena vengono a galla sono pronti.